Sandro Giacobbe, a cui vado a dare subito il benvenuto. Benvenuto Sandro, al Tempo Vola. Buongiorno. Ciao, buonasera. Ciao, Sandro, ciao. Benvenuto tra noi. Buonasera, buonasera. Allora Sandro, come va? Come è andato il viaggio? Guarda qui, la valigia questa pesava. Valigia che, che non è sul letto ma pesa lo stesso. E invece la prima domanda è quella per tutti, cioè tu da dove vieni? Intanto tu ti chiami Sandro Giacobbe, ma all'anagrafe sei? Santino. Santino, allora Santino da dove viene? Santino viene da una tradizione che i nonni si portavano dietro. Io sono genovese, sono nato a Genova, quindi vengo da Genova, e i miei genitori invece, e qui nasce la tradizione anche del nome, perché mio padre è siciliano di Giarre, quindi i figli maschi dei figli, cioè dovevano dare il nome del nonno. Del nonno. Ah, certo. Quindi i figli maschi dei figli. Quindi questo nome del si chiamava nonno. Tuo nonno così? Santino, Santino. Nonno Santino. Mia madre invece della Basilicata di Genzano di Lucania. Ah, pensa un po'. E io scherzo sempre sulla cosa dicendo che mia madre era partita via treno andando a Genova. Sì. Mio padre per nave, e si sono incontrati a Genova, lì hanno dato fuoco alle loro polveri e si sono sposati. Ed è nato Santino. È nato Santino, che già dalle elementari ha odiato il nome Santino e ne è venuto fuori Sandro. Ah, quindi fin da piccolo proprio. Fin da piccolo, dalle elementari, non mi piaceva che mi chiamassero. Pensavo fosse nato come quando era ora di scegliere il nome d'arte. No. Sandro Giacobbe, quando è che arriva il momento in cui capisce che la musica in qualche modo era una delle sue passioni? Già da piccolissimo. Io credo di aver cantato da sempre, cioè una passione fin da bambino, credo sviluppata un po' dal fatto che mia mamma, quando io ero bambino, mi parcheggiava tutti gli anni da mia nonna giù a Genzano. In Basilicata. In Basilicata. E la cosa che mi ricordo di quegli anni, io avevo 3 anni, 4 anni, 5, sono piccolino, è che partivano dei camion al mattino presto, alle 5 e mezza, perché portava le persone del paese in campagna, dove avevano i terreni e dove si andava a vendemmiare, si andava a mietere il grano, si andava a tenere l'orto. E ci andavano anche i tuoi nonni? Ci avevano anche i miei nonni, quindi io con mia nonna ad esempio salivamo su questo camion adibito, cioè proprio il rimorchio del camion fungeva, certo, da pulmino. E siccome il tragitto era circa di un'ora e mezza per arrivare ai campi, nei campi, queste persone cantavano dall'inizio alla fine. Cioè, la cosa meravigliosa è che li sentivi cantare. Quindi, canzoni popolari, immagino. Tutte canzoni popolari. Io inconsciamente mi sono arricchito già di una cultura musicale dei posti. Quanti anni avevi, Sandro? 5 anni, 4 anni. Beh, insomma, è cominciata presto. Non allora. È mai troppo presto per mi cominciare. Ricordo che, ad esempio, una delle immagini di quegli anni, su una sedia che cantavo Vecchio Scarpone. Ecco, questa è proprio un'immagine. Vedi? Che... Dove inizia una carriera? Sul rimorchio di un carrettino andando verso i campi in Basilicata. La sedia e Vecchio Scarpone. È questo che ci piace al Tempo Vola. Facciamo un medley. Un medlino. Vai, di questa Sandro cosa. Giacobbe. Va allora, bene. Medley, Gli occhi di tua madre e Sarà la nostalgia. Piove da qualche minuto, guardo e mi sento sfinito, mentre non riesco a spiegare cosa mi è capitato. Era una sera normale, ero venuta a cercare, non c'eri, però con tua madre mi misi a parlare. Quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'han fatto gli occhi miei, perché sei uscita, perché m'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare, i tuoi passi e un tuffo al cuore immenso. Ma
ci penso. Se ci penso. Già scompiglia il mare, ma sto naufragando anch'io. Non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco tu le hai rispettate poco, e di notte io non mi addormento e sto come un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri. Quanto mi piacciono questi tuffi nel passato! De Parisi l'ho conosciuta appena arrivata in Italia, perché io nella mia lunga attività di cantautore avevo sempre un po' così guardato con un certo distacco i fotoromanzi, che negli anni 70 invece erano seguitissimi, certo, da un pubblico. L'epoca d'oro. Le ragazze, le persone a casa. E c'era sogno, no? In qualche anno, non lo so come è andata la storia bene, però mi sono ritrovato invischiato a fare l'unico fotoromanzo della mia vita agli inizi degli anni Ottanta. Con Eder Parisi. E la protagonista femminile era Eder Parisi. Ma tu sì. Pensa, vedi le coincidenze. Le cose stranissime. Le cose strane della vita. Ci hai portato un po' di foto, Sandro? Sì. Ne vediamo alcune, intanto ne vediamo un paio, poi continuiamo a sfogliarle tra poco. Bene. Ma vediamo un po'. Oh, allora, dove siamo qua? E qua siamo esattamente al battesimo di signora mia. E è riconoscibile Mazzoletti, che era il direttore, no? Adriano Mazzoletti, sì. Di Rai. E poi c'era la Silvia Monelli, un'attrice, e un'altra attrice che era proprio... il suo massimo momento di massimo successo lo faceva, perché insieme a Carlo D'Apporto, Giorgia Moll, lei era la persona che adoperava questo dentifricio. Con quella bocca vuol dire ciò che vuole. Bravo, esatto. Era la pubblicità del dentifricio, beh, il carosello all'epoca. Ne vediamo un'altra, vediamo un po'. Oh, questa è bellissima. Oh, questa è una foto alla quale sono molto legato, perché ci sono due Sandro Giacobbe, sì, in questa foto. O due Claudio Baglioni, dipende. È vero, si assomigliavano tantissimo. Sì, è una foto dell'estate del 76, e eravamo tutti e due al top del nostro successo, iniziato 2-3 anni prima, lui con Il piccolo grande amore, io appunto con Signora mia. E in quella stagione, nel 76, eravamo a questa enorme platea di persone che si radunavano per la finale di Vota la Voce. E che vi somigliavate talmente tanto che nessuno sapeva chi dei due fosse Baglioni e chi dei due fosse. Però bastava stare là tutti e due e c'era, vedi, una... Vedi, poi dall'autografo lo capivano chi era. Vediamo, sì, un po' che cosa ha scritto. Ha scritto Baglioni o ha scritto Giacobbe? Al massimo io potevo scrivere Claudio, lui Sandro, ma nessuno dei due scriveva Renato Zero. Sandro,
succede qualcosa tanti anni fa e poi il tempo vola e le cose si ripropongono. Parlo in particolare della canzone che ha dato il titolo a questo album che celebra il quarantennale. Allora, siamo nei primi anni 2000. Sì. Cosa succede a Sandro Giacobbe? Beh, succede una cosa che vorresti succedesse mai, perché in quegli anni è mancata mia mamma. E mia madre, fai conto che è stata la mia prima fan, no? E di conseguenza, ad esempio, un'immagine di mia madre è stata nel 73, in macchina, tutti e due stavamo tornando a casa e senza che nessuno sapesse nulla abbiamo sentito, radio accesa in macchina, una mia prima canzone che avevo fatto prima di Signora Mia. Sì. Era Per tre minuti e poi, si chiamava, trasmessa da Radio Monte Carlo con mia madre che stava impazzendo dalla felicità ed era un semplice passaggio in radio. Comunque, insomma, mia mamma viene a mancare in quegli anni e io, a distanza di poco tempo, una notte mi sono svegliato, io sentivo una presenza di un qualche cosa, una luce sul rosso più o meno così soffusa. Mi sono alzato, ho fatto il giro di casa, non c'era nulla. Sono tornato a dormire, mi sono riaddormentato e al mattino la cosa strana è che io mi sono svegliato con in testa le parole di Insieme a Noi, di questa canzone. Io di solito ho sempre fatto prima le musiche. Erano, poi tra l'altro, anni difficili, c'erano degli eventi che avevano sconvolto il mondo, c'erano le Torri Gemelle, c'era l'attentato nella scuola dove erano a Beslan, rimasti, sì, dove erano rimasti uccisi tanti diversi bambini. E quindi questo testo che racconta di questa persona che in qualche modo cerca di risollevare le sorti del mondo partendo proprio dai bambini. Sì, perché lui ci osservava dal suo canzone mondo. Canzone che poi torna dopo tantissimi anni, dopo più di 10 anni, perché è nuovissima, è stata incisa e recentemente. Purtroppo ancora più attuale di 10 anni fa, perché poi noi il fatta mondo, tra l'altro, con i bambini. Con i bambini. Io sono andato a farla sentire all'Antoniano, a Padre Alessandro e a Palaferri, che è direttore artistico. E allora è piaciuto talmente tanto che è diventato l'inno dei 50 anni, 40 anni tuoi e 50 dell'Antoniano. Sono 90. Bella, bellissima e soprattutto di speranza, speranza per tutti. Lavoro, ferite, sentimenti o gioco? Qual è il settore dove hai nascosto l'oggetto che ci hai portato nella valigia? Lavoro. Lavoro, allora lavoro. Andiamo a vedere cosa c'è nel settore del lavoro, cosa ci ha portato Sandro Giacobbe. Oh, sul nostro cuscino rosso spunta una foto. Sono due persone, mi sembra un po' di ricordarmela questa foto. È che vero? Foto è? Allora, vedi, questa foto qua risale esattamente all'autunno del 73 e avevo fatto questo servizio fotografico e questo è stato il primo negativo scelto poi per la copertina di Signora Mia. Ah, ecco perché me la ricordavo allora. Te la ricordavi perché quando ancora c'era il vinile, c'erano le buste grandi, si facevano anche dei servizi fotografici meravigliosi. E questo credo che è proprio una di quelle. E fa parte del lavoro di Sandro Giacobbe e gli è rimasto ovviamente nel cuore. Collegamento tra la quarta e la quinta tappa, veniamo da Elisa, andiamo a un labirinto, perché? Beh, perché nel 97 uno forse dei più grandi, forse il più grande successo di Elisa era proprio la sua canzone Labyrinth. Grazie a Sandro Giacobbe. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, il tempo vola, come sempre. Vi aspetta qui su TV 2000 tutte le sere, non mancate.